Nell'altra direzione, quella dell'esistenzialismo ateo e nichilistico, si è tentato di pensare alla fatticità e alla finitudine dell'esistenza, e precisamente nell'assurdità che le deriva per la mancanza di principi che la spieghino e le diano un senso. Questa appunto è la concezione, diciamo, di Sartre, di Camus e anche in un certo senso Perciorane. In questa prospettiva, il fondersi di esistenzialismo e nichilismo, ad esempio nell'opera di pensatori come Jean-Paul Sartre e Albert Camus, ha apportato un contributo decisivo alla tematizzazione e alla chiarificazione dell'esistenza umana. Negli scritti di Sartre, per esempio, senza che il concetto di nichilismo sia impiegato come tale, si avverte ovunque la presenza di un atteggiamento nichilistico esplicito, a volte quasi ostentato. Ciò vale soprattutto per gli scritti del periodo esistenzialista. In L'essere e nulla, le cui intenzioni sono preparate e accompagnate da una copiosa produzione letteraria, nella quale spicca per l'atmosfera nichilistica evocata il romanzo filosofico La nausea, il nulla e la negatività campeggiano al centro della trattazione e hanno una funzione determinante nello sforzo di definire il carattere radicalmente libero dell'esistenza umana. Quest'ultima, in quanto è libertà, non può essere condizionata da nessuna determinazione, nessun concetto, nessuna definizione. Essa è per essenza ciò che sceglierà di essere, ciò che diventerà con la sua scelta. L'uomo è l'essere in cui l'esistenza precede l'assenza e la determina. Esistenza e libertà, pensate coerentemente insieme, impongono da un lato la negazione di Dio, giacché se lo si ammettesse si avrebbe eo ipso, un principio che determinerebbe l'essenza dell'uomo prima della sua esistenza. In realtà si può anche affermare che non è tanto importante se Dio esiste o meno, perché comunque anche il fatto che esista non toglie il fatto che resti in silenzio. Quindi il suo silenzio va comunque a intendersi come mancanza di interesse che questo supposto Dio possa avere poi nei confronti appunto dell'esistenza umana, degli esseri umani. E dall'altro costringono l'uomo, abbandonato a se stesso, a inventare ogni ora la sua esistenza, decidendo che farne. Difatti anche c'è una frase di Sartre che dice che l'uomo alla fin fine è una passione inutile, vale a dire che gli esseri umani provano passione per tante cose, quando poi alla fine tutte queste passioni, tutti questi modi di essere, saranno comunque destinati alla finitudine, al finire totalmente. Se non che la libertà cosciente il per sé che espone l'uomo all'inevitabile incombenza di un continuo progettarsi, non è una libertà astratta, ma è sempre calata in una situazione, gettata in una condizione, inserita nel mondo delle cose, dell'in sé. Ecco, il termine gettarsi, essere gettato, è proprio un termine da sein, ecco, è proprio un termine che ricompare spesso negli scritti, diciamo, esistenzialisti, o comunque in tutti quegli scritti che cercano di analizzare l'esistenza umana, il senso dell'esistenza umana, anche partendo ad esempio dalla condizione del dolore. Proprio quest'idea di essere gettato, l'idea di essere abbandonato, di essere caduto all'interno del tempo, della dimensione temporale che determina poi cioè accompagna, cioè questa dimensione temporale, questo progressivo scandirsi temporale, determina poi appunto tutta la vita dell'uomo, a partire anche ad esempio dalla situazione poi tragica dell'invecchiamento, ecco, del fatto che appunto una persona si renda appunto conto di invecchiare e quindi di praticamente avvicinarsi alla finitudine. L'esistenza è coscienza e libertà che trascende il mondo, ma non può trascenderlo se non riferendovisi continuamente. In quanto poi l'esistenza e il corpo diventa cosa tra cose, contingenza assurda fra contingenze. Il corpo è la forma contingente assunta dalla necessità della mia contingenza. La libertà del per sé ha nella contingenza dell'in sé il proprio termine di riferimento. L'esistenza, in quanto coscienza e libertà, non si riduce alla gratuità opaca dell'essere del corpo delle cose, ma costantemente lo nega e lo trascende. È interessante vedere come il fatto che in realtà Dio sia considerato un abisso di volontà è presente anche in certi esistenzialisti cristiani come Pareison,
Quando vanno a identificare Dio, alla domanda che cos'è Dio, chi è Dio, vanno a identificarlo come appunto un abisso in cui è presente tanto il bene quanto il male, anche se poi secondo Pareyson il male viene poi comunque messo in pratica solamente dagli esseri umani e non da Dio, anche se in realtà è comunque presente in lui, in quanto appunto Dio è abisso di volontà e quindi in tutto quello che è Dio è abissale, cioè in tutto quello che c'è in lui è abissale. Poi per chi volesse approfondire Pareyson, che è uno dei miei preferiti, lo trova sul mio blog, altrimenti appunto anche lui l'ho fatto uscire in PDF. Dunque, allora l'esistenza in quanto coscienza e libertà non si riduce alla gratuità opaca dell'essere del corpo delle cose, ma costantemente lo nega e lo trascende. Essa si esplica tuttavia nella libertà che la costituisce come per sé, con cui, negando ogni preventivo condizionamento e ogni fatticità, si proietta dal nulla nel nulla. La libertà dell'esistere umano, per essere affermato nella radicalità delle sue conseguenze, implica una nientificazione che priva l'uomo di qualsiasi riferimento esterno a cui appoggiarsi e lo costringe a ripiegarsi su se stesso, a essere la propria libertà e il proprio nulla. Tra l'altro questo concetto di essere il proprio nulla è presente anche in altri pensatori, diciamo anche preromantici, come ad esempio Bunsen, no, Bunsen che è più dell'Ottocento, scusate, e anche Jean Paul, quando ad esempio Jean Paul dice che appunto se ciascuno è il proprio creatore di se stesso, si può essere anche il proprio distruttore, il proprio angelo sterminatore di se stesso. La libertà è quel peculiare modo di essere che si fa mancanza d'essere, cioè nulla. La conclusione di Sartre è coerente, l'uomo è una passione inutile. Ricompare qui, benché non esplicitato, il motivo del nichilismo gnostico. Chi invece ha pienamente presente la struttura gnostica e sottesa alla propria riflessione esistenzialistica e nichilistica è Camus. Questa consapevolezza non stupisce se si considera che nella tesi di laurea, al cui il centro della trattazione stanno le figure di Plotino e Agostino, Camus si era occupato della gnosi e le aveva dedicato l'intero secondo capitolo del lavoro. Benché qui egli non raggiunga ancora né la prospettiva né l'originalità degli scritti che lo resero famoso e non sia quindi possibile stabilire connessioni precise, si può tuttavia mettere in evidenza come la sua trattazione della gnosi proceda per temi e soluzioni e segua un approccio problematico interessato a cogliere la struttura di tale pensiero. Ciò segnala un interesse non meramente storico ma tipologico, alla luce della quale non si può liquidare come una semplice coincidenza il fatto che Camus scelga come titoli di alcune sue opere altrettante metafore gnostiche. Lo straniero, la caduta, l'esilio e il regno, credo. Che però credo che questo non sia stato tradotto in italiano, credo, perché non mi è mai capitato di vederlo. Da tale prospettiva appare inoltre assai più chiaro l'orizzonte metafisico del nichilismo che Camus tratta e svolge lungo il filo conduttore dei due motivi che lo ossessionano, cioè l'assurdo e la rivolta della finitudine. Il primo motivo sta al centro del mito di Sisifo, dove la gratuità dell'esistere, una volta tacitati o morti gli dèi, è rivendicata come una faccenda umana che va vissuta senza ragioni e senza spiegazioni. Il secondo motivo sostanzia di sé quello che va considerato uno tra gli studi più illuminati e profondi sul problema del nichilismo, l'uomo in rivolta. Forte del suo invidiabile talento letterario, Camus ricostituisce in una suggestiva rassegna la storia del nichilismo e alla fine presenta l'attitudine della rivolta come unica virtù praticabile per strappare un senso dell'assurdità all'assurdità della condizione umana. Infatti una frase di Camus famosa è «Mi rivolto dunque sono». Il fatto stesso di rivoltarsi a questa mancanza di senso, a questa mancanza di sì, a questa mancanza comunque di risposte vere che appunto darebbero più significato all'esistenza per Camus è già un esistere, è già dare un senso. Quindi la rivolta filosofica come appunto senso da dare all'esistenza. Niente, direi che posso terminarlo qui il video. Ho trattato, volevo appunto leggere qualcosa di filosofia, giusto per cambiare un po', ecco,
rispetto ai soliti argomenti teologici che tratto. Se poi appunto le persone fossero interessate, magari appunto proseguirò sempre leggendo altri stralci da questo libro. Fermo restando che appunto appena avrò tempo mi piacerebbe anche appunto trascriverli, quindi poi li troverete comunque sul mio blog o comunque diciamo in formato PDF. Niente, ringrazio le persone che hanno seguito il video e ricordo sempre che tutte queste cose che sto leggendo, tutti questi filosofi che cito, tutti questi poeti che tratto, sono disponibili in PDF. Se qualcuno li volesse, mi lascio la sua mail e io li regalo tutti gratuitamente. Vi invio la mia lista e poi voi scegliete che cosa volete leggere. Niente, grazie allora per avermi ascoltato, spero siano state delle letture utili.